sul palco di Beati Voi, entri, Maurice Bignami. Benvenuto, benvenuto a Maurice. Prego, Maurice Bignami, lei è stato... Diamoci del tu, ok. È stato un terrorista, è così? Di quale organizzazione? Prima linea. E lei ha ucciso le persone? Responsabili politico-militari dell'organizzazione. Ed è stato in carcere? Sono stato in carcere 20 anni. La prima domanda che le devo fare è questa: è servito a qualcosa? Rimanere in carcere 20 anni? No, la violenza, l'omicidio, la... Poi parliamo anche del carcere. No, nel senso, no, non per rifarmi agli ultimi interventi. Non si possono usare le armi del nemico. Lei a 20 anni cosa pensava del mondo? Quello a cui ero stato educato. E cioè? Cioè, io vengo da una famiglia di militanti rivoluzionari di professione. Mio padre si è fatto 4 anni in Cecoslovacchia dopo la guerra, è stato il primo rifugiato politico, il primo comunista italiano rifugiato in Cecoslovacchia per i cosiddetti reati partigiani commessi dopo la fine della guerra. Sono nato e ho vissuto a Parigi per i primi 14 anni della mia vita. A casa mia era frequentata sempre da militanti comunisti di professione. Uno, per farti capire, uno che io ricordo sempre, lo chiamavo zio Pepe, era un comunista spagnolo, e ogni volta che se ne andava da Parigi per tornare in Spagna, mio padre mi diceva: saluta lo zio Pepe, perché non è detto che tu lo riveda. Però quando poi lei arriva ad avere 20 anni e torna in Italia, non è che il Partito Comunista Italiano anzi, metteva le bombe. Anzi, io quando arrivo in Italia, io mi iscrivo subito alla Federazione Giovanile Comunista. E perché poi non le piace? Ma mi rendo conto che, come dire, rispetto alla mia educazione, ma anche rispetto sostanzialmente a quel desiderio di trasformazione radicale. Ecco, a questo voleva arrivare, segnata... al di là dell'educazione, cioè lei voleva cambiare il mondo. Certo, io perché se una persona vuole cambiare il mondo è un problema di psichiatria, no? È un problema proprio, come dire, di è una psicosi. Eravamo centinaia di migliaia, milioni di persone che volevano cambiare alla radice, proprio radicalmente il mondo. In che termini? Cioè volevano ribaltare i... volevano intanto affossare il sistema, no? Cioè un sistema iniquo, no? Lei oggi continua a considerare il sistema ingiusto? Ah, io lo considero... Non ha cambiato idea? Assolutamente, circa... E allora, dov'è che ha sbagliato? No, ho sbagliato... Allora, dicevo prima ad usare le armi del... È evidente che, lo strumento violento che in alcuni momenti storici ha consentito delle trasformazioni anche positive, no? della situazione storica, sociale, poi inevitabilmente viene rimangiato dal sistema e piegato alle necessità stesse, cioè, del se uno, sistema. Se uno combatte il sistema si rafforza. In un certo senso sì, ti utilizza. Non solo, il sistema non usa solo la violenza, il sistema trasforma anche tutte le istanze di libertà, anche quelle più belle, più giuste, più miti, le tende a trasformarle. Lei parla di sistema? Cioè, comunque viviamo in una democrazia, non è così? No, certo. Cioè viviamo in un sistema democratico, di libero mercato. Appunto, è quello. Il libero mercato è esattamente quella cosa terribile che... come dire, oggi Mark Twain, per fare un riferimento che non sia dei classici di Marx, eccetera, Mark Twain dice una cosa molto bella: quando tu hai un martello in testa, tutti i problemi diventano chiodi. Quando tu hai in testa soltanto come principio guida l'economia, i numeri, il dato quantitativo, sì, qualsiasi cosa viene piegata. Secondo lei questo sistema si può cambiare con la
con la mansuetudine, poi arriviamo alla sua storia personale. Si può cambiare? Secondo me si può cambiare solo con qualcosa di totalmente altro. E cos'è che non qualcosa? Sia dentro il sistema. Questo qualcosa è l'irruzione, no? Che è avvenuta e che avviene ogni giorno, che è avvenuta 2000 anni fa, no? Storicamente con la nascita di Cristo, con l'incarnazione del Verbo, no? Col Verbo che si fa carne e che continua ogni giorno, perché poi Cristo non è quell'evento, quell'avvenimento accaduto 2000 anni fa che noi ricordiamo e così appassionandoci e commuovendosi, no, è una cosa che succede tutti i giorni. Lei soltanto questa incarnazione di Cristo, cioè il Dio che si fa uomo, può cambiare la storia. Sì, ma come dire, con una cioè come dire, stiamo parlando di beatitudini. Le beatitudini sono la lieta macchina da guerra di Cristo. Sono proprio la dinamica trasformativa della realtà non recuperabile dal sistema. Io parlo di sistema per non parlare della carne come devo come, fare una come domanda, parla, mi scusi, perché mi viene detto Paolo. Lei ha ucciso le persone, no? Sì, poi si è convertito, mi sembra di capire, dopo. Sì, allora, però ecco, lì faccio una non è che io allora ero cattivo, ero il male e oggi finalmente sono il buono, Cioè, forse allora ero forse anche più mosso dal bene di adesso. A me è capitato semplicemente quello che è capitato a Zaccheo. Hai presente Zaccheo? Sì. No? Che uno bassetto come me, incazzoso come me, che un giorno sta lì a Gerusalemme, vede un po' di casino per strada, non capisce, non però è mosso a un certo punto da un desiderio di dice ma cos'è? Sale su un albero, cerca di guardare, di capire cosa sta succedendo e lì una persona lo guarda e gli dice: Zaccheo, oggi pomeriggio vengo a cena da te. E Zaccheo si rende conto che non è mai stato guardato in quel modo. Nessuno lo ha mai guardato in quel modo. Lo sguardo di nessuno ha mai saputo far esplodere il suo cuore come in quel momento. E lei si come è sentito guardato? Io mi sono sentito... Quando era in carcere? Mi sono sentito guardato e per cui non c'è merito. In questo senso dico non sono più buono oggi. Certo. Non c'è assolutamente... Volevo capire se lei... che porta il peso, no? Della morte degli altri, se lei ha accettato il perdono, allora, lei si sente perdonabile o perdonato? C'è lei, un paradosso, cioè, il cristianesimo ha dozzine di paradossi, forse quello più terribile da capire, anche da accettare, è proprio il paradosso del perdono, cioè è più facile per il reo accedere al perdono che per la vittima, perché a un certo punto, appunto come Zaccheo, senza alcun merito, ti penetra nel cuore quella carità, quella misericordia e il tuo cuore è stravolto come un calzino, è rivoltato come un calzino. E tu ti trovi dal perdono trasformato. Cioè, solitamente si pensa che prima bisogna pentirsi. Io, non soltanto il terrorismo, la mafia, no, dico proprio anche nella vita di tutti i giorni, nel rapporto di coppia, cioè uno pensa che prima bisogna pentirsi e poi dopo te lo meriti il perdono. Questo nella logica umana è così. Nell'economia della grazia non funziona così, è esattamente il contrario. I Vangeli sono pieni di meccanismi di questo tipo, sono pieni di avvenimenti, di incontri che spiegano e danno sostanza alla dinamica delle beatitudini. Lei quanti anni ha? Io ho 64. 64, cioè no, 45, no? Una delle cose che sono successe alla mia generazione è quella di incontrare persone che hanno provato in maniera violenta o comunque ideologica a cambiare il mondo e avendo fallito toglievano le speranze agli altri, no? Per cui la mia generazione è cresciuta senza questa speranza di cambiamento. Allora io le chiedo, oggi quando vede, quando assiste alla politica, anche ai giovani che si impegnano, a quelli che non si impegnano, a quelli che sfasciano tutto, lei cosa direbbe? C'è una possibilità di cambiamento? No, siamo qua per parlare delle beatitudini,
no? Abbiamo sentito donne straordinarie, uomini fantastici, no? Situazioni di combattimento, linee di fronte, no? Straordinari, no? La terra del fuoco, Brescia, no? Abbiamo visto che questa trasmissione può essere un'occasione per costruire rete, no? Capacità di resistenza e di lotta, no? E di trasformazione vera della realtà. Quindi è possibile come? Intanto stanno venendo le immagini, credo, dell'Expo, no? Ecco, di quello che è successo all'Expo. Il problema è che lì è chiarissimo, no? Lì siamo in pieno nella società dello spettacolo. No? Uso il termine quello di Guido Bohr, no? Quando scrive nel 67 la società dello spettacolo. Tutto è un palcoscenico. Sì, in cui però, attenzione, si pensa sempre che lo spettacolo sia l'insieme dei media, no? Dei mass media. Non è quello. Per De Bohr la società dello spettacolo è innanzitutto un'organizzazione sociale basata sulla contemplazione passiva. Cioè, più che ricchi e poveri, più che chi possiede in termini marxiani i mezzi di produzione, ci sono gli spettatori, ci sono chi organizza e chi è organizzato. Ecco, De Bohr aveva capito perfettamente cos'è il postmoderno. E questi ragazzi che sfasciano tutto sono quelli che organizzano o sono organizzati? Io li chiamo una compagnia stabile e nello stesso tempo continuamente in tournée, no, di saltimbanchi aggressivi, sono quella roba lì. E tant'è che, come dire, sono stati perfettamente usati per non discutere invece delle istanze positive, concrete, vere, che decine di migliaia di persone avevano portato in piazza. È sempre il solito, se c'è una cosa che non va bene, tu combattendola in questo modo ne accresci la forza. Senta, lei dammi il tu. A un certo punto tu incontri un sacerdote e questo sacerdote ti dà un libro, è così? Sì, io stavo in un momento, stavo in isolamento, ero stato arrestato da poche settimane. Io in più ero anche felice perché uscivo da una situazione di tormento spaventosa, perché si può essere ex terroristi ma non si può mai essere ex assassini, e questo fa sì che quando dopo alcune settimane qualcuno bussa alla porta della mia cella, io guardo ed è un frate cappuccino. Come dire, la normalità sarebbe stato quello di mandarlo a quel paese, prigioniero politico, che stai a parlare con un prete. Tra l'altro io vissuto sempre in Francia, dove mai visto un prete in vita mia, mai visto una suora, mai parlato con loro, non so nemmeno come si fa a parlare con un prete. E invece? Però questa situazione lì, no, particolare, che stavo vivendo in quel momento, mi porta naturalmente a dire: si accomodi. Quello entra, è gentile, mi chiede se può sedere, cioè è un qualcosa di così, no? Di semplice. Sì, ma assolutamente di tenue, no? Di proprio una brezza leggerissima. Mi chiede se ho delle sigarette, ovviamente non ne ho e quindi me le offre, e poi mi fa la domanda da bravo francescano, da bravo cappuccino, no? Che conosce come si fa ad acchiappare un cuore, e mi dice: ma le farebbe piacere un qualcosa da leggere? Tu in galera e in isolamento, se reggi, ti fa bene, hai il tempo di riflettere, ma saresti disposta a leggere anche l'elenco telefonico, il secondo volume di un trattato di idraulica, cioè, qualunque cosa pur di passare il tempo, che dopo 800 flessioni, cioè, non sai più che fare. E io dico: sì, certo, poi ci penso io. E il giorno dopo mi fa avere una copia dei Promessi Sposi. Dei Promessi Sposi. Con Alessandro Manzoni. Sì, quando lo racconto, di solito i giovani ridono, no? Perché dico: che palle, che palle. No? Invece? Che palle mostruose. Invece, in quelle condizioni lì, è un libro straordinario. Ecco, uno si domanda sempre, quando si legge i Promessi Sposi, ma l'innominato, cioè quell'immonda carogna, quell'uomo che ha, voglio dire, col pelo così sullo stomaco, possibile che cambi in una notte per il pianto di quella sciacquetta di Lucia?
possibile che sia quello che come dire, il crinale sottile su cui, no, tutto si gioca? Funziona così, ma non è che funziona proprio così, ed è lì la, come, ed è anche l'aspetto più difficile. Io ogni tanto mi sveglio la notte e dico, ma sarà vero? Sarà vero? Anche, ancora oggi? Sì, sì, perché te lo domandi, no? Anche se un sacco di sacerdoti mi hanno preso a schiaffone dicendo guarda che è così, cioè la devi smettere, no? No, voglio dire. Però è così, te lo domandi sempre, perché è questo l'aspetto scandaloso, ma noi abbiamo a che fare con un mistero, con un Dio che è scandaloso, che sconvolge tutte le nostre aspettative, tutti i nostri principi. È il seminatore che butta i semi alla rinfusa, così, sui rovi, anche sui sassi, perché scommette anche sull'improbabile. È il buon samaritano che si sporca le mani col primo che capita. È il, che ne so, è il pastore che accanna le pecore per cucare... Una sola. Una sola. E intanto sentiamo le tue beatitudini. Maurice Bignano. All'inizio avevo pensato a qualcosa di serioso, tipo beato chi si oppone e non si accontenta, beati i rivoltosi, i rivoluzionari, saranno pacificati e prima o poi accontentati. Dopodiché mi è tornato in mente l'inizio di una vecchia canzone di Rino Gaetano, Le Beatitudini. Dice così: beati sono i santi, i cavalieri e i fanti, beati i vivi e i morti, ma soprattutto i risorti. Grazie. Grazie.